signor Sindaco, quale sarà l'atteggiamento del Comune nel dopo emergenza idrica? L'atteggiamento del Comune intanto da parte nostra è chiaro che chiederemo, così come abbiamo già fatto all'acquedotto, una relazione specifica su quello che è successo e su perché è successo. Se l'intervento si è reso difficile perché qualcuno non ha rispettato un suolo che non era di propria proprietà e quindi una condotta che normalmente doveva avere 2 metri di terreno, oggi se ne trovano 15, ha recato un gravissimo danno all'intera comunità, danni e ovviamente una serie di scompense ai cittadini, di disagi, oltre a spese per la comunità, per l'acquedotto pugliese, per il comune di Crociera, per le forze dell'ordine. Tutto questo non può passare impunito perché non è giusto che qualcuno per propria, diciamo, inettitudine, per non rispettare le regole, possa causare quello che ha causato. Io non mi pronuncio e non mi voglio pronunciare sulle conseguenze che ci possono essere state, non voglio discutere sul materiale che era posto su questa conduttura perché al momento non sono in grado di dare notizie su questo, aspetterò le relazioni per poi poter fare altre riflessioni. Ho un messaggio da dare alla popolazione? Il messaggio della popolazione è quello di stare tranquilli, l'acquedotto sta lavorando al massimo della propria potenzialità, c'è stato anche l'interessamento del prefetto, oltre a quello che si sta facendo non si può fare perché si lavora in condizioni difficili. Punteremo sicuramente a risolvere il problema nel giro della giornata di oggi, al massimo di domani. L'auspicio e l'invito è quello di stare tranquilli, perché stando tranquilli poi alla fine si ritorna presto e meglio alla normalità. Un po' di pazienza.